Non nobis, Domine, non nobis, Domine, sed nomini tuo da gloria. Questo era il motto latino scelto dai Cavalieri Templari, uno dei più incredibili ordini monastici e cavallereschi del Medioevo. Le loro gesta sono collegate a miti e leggende. Si dice, per esempio, che siano stati loro a custodire per secoli le reliquie più importanti della cristianità. Nel 1119 viene raccontato dai cronisti dell'epoca che una carovana di pellegrini cristiani venne assalita e saccheggiata da un gruppo di musulmani tra Gerusalemme e il Giordano. Non era la prima volta che si presentavano situazioni del genere, ma questo ennesimo episodio diede spunto a Hugues de Payen, nobiluomo della regione dello Champagne, per la creazione di un'associazione militare che potesse proteggere il percorso delle carovane di pellegrini. La soluzione trovata da Hugues de Payen rispondeva perfettamente alle necessità della città santa e Baldovino II, re di Gerusalemme, cedette il proprio palazzo che sorgeva nello stesso luogo in cui era stato costruito il Tempio di Salomone ai Cavalieri, che da quel momento iniziarono ad essere chiamati Cavalieri del Tempio. Le armate templari si scontrarono per anni con le truppe musulmane in Terra Santa, ma una volta abbandonata Gerusalemme, i cavalieri sbarcarono sulle coste europee, guadagnando estesi possedimenti terrieri e numerosi castelli lungo le frontiere tra le terre cattoliche e musulmane. La crescita dell'ordine fu ulteriormente aiutata dal favore dei papi e dalla totale indipendenza economica e giuridica dei sovrani del tempo. Nel 1307, però, Filippo il Bello, re di Francia, decise di intraprendere una strada per distruggere la potenza templare. Grazie a un processo pilotato in cui li accusò di eresia, riuscì ad ottenere la condanna dell'ordine. Chi non lo rinnegava veniva arso vivo. Così morirà l'ultimo grande maestro, Giacomo di Molay. La storia dei templari si conclude il 18 maggio 1314, il giorno del rogo degli ultimi quattro alti dignitari dell'ordine. Ma la loro leggenda e il mito dei tesori ancora custoditi in luoghi segreti continua ad accendere la nostra immaginazione. Ma in cosa consisteva il tesoro dei Templari? Oltre ad una quantità immensa di documenti segreti sulla cultura cristiana ed ebraica, pare che il tesoro fosse composto da reliquie sacre inestimabili, come l'Arca dell'Alleanza, la vera croce di Cristo, la Sindone, il Santo Graal e la Menorah. Queste reliquie provenivano direttamente dal Tempio di Salomone e proprio la sede presso il Tempio di Re Salomone fece nascere le più incredibili leggende. Si narra che per molti anni i cavalieri scavarono giorno e notte nelle rovine del Tempio, portando alla luce proprio questi tesori. Le sante reliquie oggi vengono ricercate non solo nei luoghi storici delle origini templari, ma un po' in tutto il mondo, con una particolare attenzione all'Italia, sede storica di una delle più famose componenti del tesoro dell'ordine, la Santa Sindone. È proprio da qui, dalla Santa Sindone, che il nostro viaggio partirà per incamminarsi sui sentieri italiani. Cammineremo tra i luoghi che hanno visto da protagonisti la storia dei Cavalieri Templari, per indagare sugli indizi che i fratelli hanno lasciato nel nostro paese, scoprendo misteri e storie. Parleremo soprattutto di due città simili, anche se divise da più di 600 chilometri, che condividono storie e leggende. Le nostre guide in questo tour tra i messaggi templari saranno Roma e Torino. La Santa Sindone è un lenzuolo di lino tessuto a spina di pesce, contenente la doppia immagine accostata per il capo del cadavere di un uomo morto in seguito ad una serie di torture, culminate con la crocifissione. La Sacra Sindone appare per la prima volta a Costantinopoli nel 944 d.C. Nel 1945, nel villaggio inglese di Templecombe,
fu ritrovato un pannello di legno che reca dipinto un volto simile a quello raffigurato sul sacro lino. Molta iconografia collegata ai Templari può essere messa in rapporto con la Santa Sindone. Infatti, l'ordine fu accusato di idolatria e dagli atti processuali risultò effettivamente che i cavalieri adorassero una figura, conosciuta poi come Baphomet, che le innumerevoli descrizioni che ne sono state date generalmente rappresentano come una testa barbuta, spesso con due o addirittura tre volti. La più recente e conosciuta descrizione è di Eliphas Levi, uno degli studiosi più famosi di esoterismo e occultismo del XIX secolo, e raffigura il Baphomet come un capro umanoide, alato, con seno, e una torcia sulla testa tra le corna. Questa immagine viene spesso associata alla figura di Satana. Ma torniamo alla Sindone. Il sacro lino probabilmente passò nelle mani dei Templari, che avevano già dimostrato di saper difendere in maniera adeguata i propri tesori, per motivi di sicurezza. Dal 1452 il sacro lino divenne tesoro della famiglia Savoia e nel 1578 arrivò a Torino, dove ancora è custodito come frammento di Vaticano, a seguito del dono che Umberto di Savoia fece nel 1982 a Papa Giovanni Paolo II. Analizzando il rapporto tra la Sindone e i Templari, una delle teorie di cui occorre dar conto collega il lenzuolo funerario al Graal. La tradizione identifica questa reliquia con la coppa usata da Cristo durante l'ultima cena, poi utilizzata da Giuseppe d'Arimatea per raccogliere il sangue che usciva dalle ferite di Gesù al momento della sepoltura. Ma dov'è oggi il Graal? Non sono pochi gli studiosi e gli storici che lo collocano proprio in Italia, più precisamente a Torino e Roma. Il ricercatore e giornalista Alfredo Barbagallo, che da anni studia il mistero del Graal, sostiene che il leggendario calice potrebbe essere all'interno della Basilica di San Lorenzo fuori le mura. A sostegno di questa ipotesi è presente una ricchissima iconografia richiamante il Graal in tutta la Basilica. Ma c'è un'altra chiesa a Roma che collega la capitale a Torino ed è riconducibile al Santo Graal. Si tratta di San Lorenzo in Lucina, luogo di sepoltura del pittore francese Nicolas Poussin, autore della celeberrima opera I Pastori di Arcadia, riprodotta qui in bassorilievo, dove appare, così come sul dipinto, la misteriosa scritta "Et in Arcadia ego", oggetto di molti studi e spunto di numerose leggende. Sempre in San Lorenzo in Lucina, poi, è presente una statua con in mano un calice che ricorda per fattezza e posizione un'altra statua, quella della Fede, davanti alla chiesa della Gran Madre a Torino. Nella sua mano sinistra, infatti, viene rappresentato un calice a stelo lungo, che secondo molti rappresenterebbe il Graal. Lo sguardo della statua e il suo dito destro, reciso da alcuni vandali anni fa, indicherebbero il luogo di sepoltura del Santo Calice. Una particolare attenzione va data ad uno dei luoghi più importanti per la storia templare di Roma. Si tratta della Villa dei Cavalieri di Malta, sul Colle Aventino, un monastero benedettino che poi passò nelle mani dei Templari e successivamente all'attuale Ordine di Malta. Il complesso può essere raggiunto da via Santa Sabina, che termina nella piccola e pittoresca Piazza dei Cavalieri di Malta, interamente progettata da Giovan Battista Piranesi e caratterizzata da obelischi e stucchi celebrativi. Su questa piazza si apre il famoso Buco di Roma, la serratura dalla quale si scorge una suggestiva prospettiva di Spalieri d'Alloro sulla cupola di San Pietro. Il tutto è reso molto suggestivo dalla presenza di croci templari e simboli chiaramente massonici. Al giorno d'oggi i misteri risolti e le domande sono ancora tante e nessuno potrà rispondervi con certezza. Nonostante il passare dei secoli, i misteriosi cavalieri del Tempio di Salomone non cesseranno mai di incuriosirci.